Sì, grazie Presidente. Questo emendamento, come dicevamo anche in discussione generale, è volto ad incentivare il contrasto a quella che ormai è diventata una piaga sociale dilagante, ovvero il gioco d'azzardo patologico. Con questo emendamento vogliamo rafforzare la legge 5 del 4 luglio 2013 con un'azione concreta che può fare la Regione, che a questo punto ha l'obbligo morale di fare, visto le vergognose 22.000 nuove licenze di Renzi ai concessionari di slot, VLT, punti scommesse inserite nella legge di stabilità. Noi invece proponiamo in sostanza che venga aumentata l'IRAP a quegli esercizi che hanno installato le slot machine e una riduzione in ugual misura a chi si dota del marchio slot free concesso dalla Regione. E a questo proposito abbiamo presentato anche un ordine del giorno che non è così vincolante, proprio perché ci teniamo che, diciamo, questa azione, che secondo noi è un'azione concreta che bisogna fare, sia votata all'unanimità dall'Assemblea. Grazie. Abbiamo letto con interesse l'emendamento e l'ordine del giorno. Siamo d'accordo nel concertare assieme una azione di contrasto al gioco d'azzardo. Bisogna farlo però con, in base a quelle che sono le leggi vigenti. Loro propongono di operare sull'IRAP, è una modalità che l'ufficio ha detto non è accoglibile dal punto di vista tecnico, quindi così com'era non era accoglibile, noi non potevamo votarlo, non possiamo votarlo. Chiaramente noi ci aspettavamo un impegno concreto preso quest'oggi. Ci sono ben due regioni che non fanno risoluzioni, ma hanno preso degli impegni concreti e hanno attuato quello che stiamo chiedendo noi. Nella Regione Veneto, con un emendamento alla propria legge finanziaria, ha stabilito che dal 1 gennaio 2016, per esempio, gli esercizi nei quali siano installati apparecchi da gioco saranno soggetti all'aliquota IRAP maggiorata dello 0,2%. Allo stesso modo in Lombardia, nell'ottobre 2013, con la legge regionale 21, ha stanziato 1,2 milioni di euro per misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della dipendenza del gioco d'azzardo e al trattamento a sostegno delle persone che ne sono affette e dei loro familiari, prevedendo un'aliquota IRAP dello 0,92% per 4 anni agli esercizi che avrebbero disinstallato gli apparecchi per il gioco entro il dicembre 2013 e un'aliquota IRAP aumentata dello 0,92% sempre per 4 anni nel periodo 2014-2018 agli esercizi in cui risultassero installati gli apparecchi da gioco. E allo stesso modo l'ha fatto l'Umbria, sempre, diciamo, sulla scia di quello che stiamo chiedendo noi, e mi pare anche la Toscana. Quindi